aspettavo questo esordio, un duro colpo alla prima giornata di campionato. Vabbè, ci stava, la squadra da completare, l'importante è sempre lottare in mezzo al campo. A un certo punto del secondo tempo eravamo in partita, poi il 3-0 ci ha tagliato le gambe. Beh, succede, non è diciamo una cosa molto grave, perché comunque abbiamo incontrato una buona squadra. Su quale reparto interverrebbe? Vabbè, un po' la difesa forse, un po' il nostro tallone d'Achille, ma speriamo, crediamo che la società dovrebbe completare quella che è la rosa di quest'anno. Va bene così. Non un buon esordio, cosa è mancato oggi alla US Stand? Centrocampo, Doninelli, Susciu e Murolo, mamma mia. Che delusione, ci vuole un po' di più personalità a questi ragazzi. Penso che Braia sa cosa fare e ci vediamo domenica con lo Spezia. Cosa non è andata oggi, non il migliore degli esordi? Diciamo che si deve fare qualche piccolo acquisto importante sia in difesa e sia in centrocampo. Grazie. Prego. Cosa non è andato oggi, un esordio non proprio come la difesa, però è una squadra ancora da registrare. 3-0 della Vestabia oggi, cosa non è andato all'esordio? La squadra ha bisogno di rinforzi, c'è poco da fare, bisogna ancora di qualcosa, però io lo ritengo un vito scaramantico, perché noi all'inizio non vinciamo mai. Per me sta bene così, vuol dire che ci salviamo anche quest'anno. Qual è il reparto da rinforzare? Alla difesa, prima di tutto la difesa, prendiamo troppi gol. Prima cosa la difesa. Ciao. Pescara si aspettava una gara difficile, ma non un capo così netto forse. Perché la Juve Stabia non ha mostrato un gioco, è una sua geometria, praticamente in tutti i reparti c'è un deficit da recuperare. Dove interverrebbe sul mercato, in quale reparto? La difesa e l'attacco.